Dopo il pari di Chieti torna alla vittoria l'Aquila che batte 3-1 al Gran Sasso a Concia, un Avezzano molto combattivo. Le scelte iniziali 4-3-3 per i rossoblu in mediana Rosano dall'inizio davanti il tridente Miccichè di Paolo Pellecchia. Torti risponde con un 4-2-3-1 che vede Spinola a riferimento offensivo. 9 minuti di gioco e l'Aquila va in vantaggio lancio dalle retrovie, aggancio di Miccichè che serve la corrente di Norcia sassata dai 20 metri che non dà scampo a Patania. Reagisce l'Avezzano al tredicesimo, azione personale del guizzante Braghini che tenta la conclusione murata in angolo da Venneri. Ospiti vicinissimi al pari al 25esimo, cross di Ica è incornata perentoria di Spinola, Domingo Dal Masso tocca quel tanto che basta per deviare sul palo. L'Aquila dopo aver rischiato si scuote, tracciante di Miccichè che esalta i riflessi di Patania, bravo a mettere in corner. Sull'angolo seguente i rossoblu raddoppiano, pallone che spiove in aria, il tocco decisivo è griffato dal centrale difensivo Venneri. La prima frazione va in archivio con il tentativo di Spinola, la palla si perde sul fondo. Ripresa ancora Spinola a suonare la carica in casa Avezzano, sinistro a giro che scheggia l'incrocio dei pali, girandola di cambi da ambo le parti. Poi al 24esimo l'Avezzano dimezza lo svantaggio. Azione travolgente di Besana che da destra si accentra e con un tiro potente e preciso batte Domingo Dal Masso. L'Avezzano prova fino all'ultimo ad agguantare il pari. Al quarto dei 5 di recupero, miracolo di Domingo Dal Masso sulla punizione radente di Blanco. Sul ribaltamento di fronte l'Aquila può andare in campo aperto, concludendo la transizione offensiva con la stoccata del 3-1. La firma è di Catalli. Finisce così la partita. Ora per entrambe le squadre poco riposo. Mercoledì eccellenza di nuovo in campo. L'Aquila sarà di scena a Capistrello. L'Avezzano invece riceverà il Chieti.